Eccoci qua! Siamo qua, siamo qua. È perché stavo scrivendo qua sotto. Buongiorno a tutti. Stavo scrivendo qua sotto in descrizione. Hai dormito stanotte? Ho dormito un cioè si dorme troppo bene. Ho spento anche la sveglia. Nuovo video con la ragazzone. Oggi trattiamo la. Vai, vai. Allora, facciamo la. Allora. Pianta. Facciamolo. Ragazzi, pizza. Mi prende un po' sempre per il giro, ragazzi. Facciamo la pizza. La romana. Pizza. E non riesco a dire la Z in Romagna. La pizza romana. Oh, pizza classica romana, romagnola, esatto, insomma. Proprio quindi quella tipo della tradizione, sia romana che romagnola, quindi per farvi capire, stesa mattarello stra sottile, stra leggera, bassa idratazione, e oggi ve la faremo anche vedere, diciamo, in una variante molto semplice e fatta in giornata, quindi non c'è bisogno di giorni, esatto, per star lì frigo, non frigo, esatto, quindi una cosa molto veloce, un tipo pizza last minute, sì, bell'impasto diretto, abbastanza tranquilli, vabbè, sì. Quindi bando alle ciance, io vi lascio alla sigla. Ragazzone, allora io ti seguo come sempre, ragazzi, sì. Mi raccomando, come sempre, tutti i video, tutti i ricettari sono proprio qua sotto in descrizione al video. Se siete da PC, scrollate con il mouse sotto al video, se invece siete da cellulare, cliccate sul titolo del video, vi apparirà una piccola tettina al di sotto con tutta la ricetta. Con tutta la ricetta completa, ok? Noi siamo per pronti. Motivi sia di impastatrice, che ce l'abbiamo leggermente più grande, oggi impasteremo un chilo di farina, però voi guardate la ricetta che vi facciamo a casa per magari per due o tre pizze, o vi mettiamo la stessa ricetta che poi andate a dividere voi come volete, ok? Ragazzone, oggi pizza romana. Oggi pizza romana, romagna, andiamo una pizza diretta, tutta semplice, tranquilla, senza tante pippe, giusto? Senza tante pippotte. Bravo. Adesso dai. Più difficile, più complicato è, va bene, sempre più figo, però. Anche sempre. Ritorniamo anche alle basi, giusto? Ritorniamo alle cose semplici ma fatte bene. Alle origini. Giusto. Qui, ragazzi, abbiamo un chiletto di farina. Un chiletto di farina verde da pizza, 6 grammi di lievito secco, andiamo ad inserire la nostra farina con il nostro lievito che noi abbiamo già messo all'interno, abbiamo detto che è una pizza non ad alta idratazione e da fare in giornata, un 58%, parlando di percentuali così dopo avrete voi la ricetta, eccoci qua, 587, perfetto. E abbiamo la nostra cosa. Andiamo a pesare subito il nostro sale. Un bel 2%. Quindi un chilo di farina nel nostro caso. Andiamo con 20 grammi di sale. Andiamo okay. In impastatrice. Andiamo subito in impastatrice. Farina di media forza tipo 0. 58% di idratazione. Esatto. E il nostro lievito di birra secco in questo caso, ok? Sì, esatto. Nel nostro caso il nostro lievito di birra secco. Partiamo in prima, possiamo anche, naturalmente voi a casa nel caso non aveste l'impastatrice, è anche un impasto che si presta moltissimo ad essere impastato a mano e è molto facile anche a mano. Sì, sì, sì. Basta avere una ciotola, anche senza ciotola, stare direttamente sul banco e imprimere la giusta forza, allungare il glutine e romperlo per poi arrivare a un impastamento. A me fa impazzire questa macchina. Ma sai che lavora bene, eh? Cioè, lavora tanta benissimo. Roba? fa impazzire, ha già preso tutto, è lì, tranquilla, che lavora, non fa una piega. Una cosa anche che si presta molto questo impasto, non so, sia un po'
un'oretta e mezza, che non so, devi andare a fare la spesa per gli ingredienti o che altro da mettere sopra la pizza. Arrivati anche solo a questo momento qui, te cosa dici, ragazza? Anche solo a questo momento qui, senza averla impastata, la si mette sul banco, si va tranquillamente a fare la nostra spesa di un'ora, un'ora e mezza, due ore. Poi quando torneremo vedremo che avremo il nostro impasto bello, liscio e omogeneo. Vai. Quindi sfruttiamo il tempo per far creare glutine da solo. Esatto, bravissimo. Infatti la creazione del glutine avviene con il riposo. Trucchi del mestiere. A casa c'è sempre un sacco da fare. Mo' la lavatrice, mo' fare la spesa per... E quindi siamo qui che... Bisogna comprimere il più possibile e risparmiare il più tempo possibile. Sì. Facendo le cose fatte giuste, ovviamente. Sì. Non compromettendo comunque il risultato finale. Il nostro risultato non è mai da compromettere, anche perché è sempre molto importante. Ecco, arrivati a questo punto qui, andiamo ad inserire il nostro sale. E adesso andiamo a far bene mettere il sale all'interno. Ecco, con questo impasto qui, nel caso voi impastiate a mano, mettiamo pur tranquillamente tutto insieme. Okay. Senza problemi. Sta senza pensieri. Sta senza pensieri, amore mio. Bisogna dargli il tempo. Anche perché ricordiamo che il sale è importantissimo per la nostra formazione del glutine. Non abbiamo neanche bisogno, non so, di andare tanto in seconda, in terza. Non serve niente. Bassa idratazione, cerchiamo di uscire sui 25 gradi, anche perché nel caso andassimo anche un po' sopra, tipo 27-28, e essendo la bassa idratazione poi magari si troveremo una pallina troppo rigida da stendere. Dopo quando, anche solo nella lavorazione, quando la andiamo a stendere, finché ne facciamo due o tre per casa, andiamo bene. Quando andiamo in un'attività professionale, quando devi stendere 200-300. Però, giusto anche dirlo, nel caso, perché comunque a casa abbiamo, cioè comunque i nostri cari amici di YouTube che ci guardano sono sia amatori ma anche tantissimi professionisti. Questo mi fa veramente tanto piacere, ragazzi. Mi fa veramente piacere che siete i tanti professionisti che seguite il canale, mi iscrivete. Mi fa veramente piacere, ci fa veramente piacere, perché adesso sempre di più il canale sta sempre più crescendo di gente veramente appassionata, sia amatoriali, professionisti. Questa cosa è bellissima. Sono veramente contento. Mando un bacione. Comunque, road to 100k, ok? Dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti, mi raccomando. Quindi, se non sei ancora iscritto al canale, qua sotto iscriviti, ok? Così sarai sempre aggiornato sui video, cose che faccio, eccetera, eccetera. E mi darai una grandissima mano per crescere sempre di più. Comunque, è un modo gratuito per sostenermi e sostenerci in tutti i casi. Esatto. E anche perché, comunque, materiale tutto gratuito. Quello che facciamo. Io, ragazzi, vi dico un segreto: la campanella l'ho già accesa. Abbiamo già finito qua, eh? Sì, abbiamo già finito. Cioè, c'è l'impasto, questa impastatrice qui, a me. Mi innamoro tutte le volte che vengo su. È carina, è lì, tranquilla, si impasta tutto, va sui lati. È bella. Ce ne sono magari alcune da casa che, dai, è un po' più difficile. Però, ecco, nel caso vi trovaste in difficoltà a casa, io mi sono trovato molto bene, anche solo, vabbè, naturalmente a mano, soprattutto per questi impasti qui. Certo. Mi sono trovato molto bene con la foglia, perché mi riscalda un po' di meno rispetto al ganso che mi tira su tutto l'impasto, mentre con la foglia riesce a... Bene tutto l'impasto subito. Bravo, e poi la porta all'esterno della vasca e quindi riesce ad impastarlo come questa invece sta facendo il lavoro. Cioè, è pronta, ragazzi, la lasciamo riposare. Giusto. Adesso eccoci qua, andiamo a coprire con un pannetto o con l'olio e pellicola. Tra un'ora e mezza andiamo
a lavorare. Fammela, aspetta un secondo, fermati. Mi raccomando, vogliateli bene alla pasta. Come me? Esatto, è un modo di voler bene alla pasta. Ci vediamo dopo tra un'ora, un'ora e mezza. Eccola ragazzi, ben rientrati, bentornati. Qua siamo con la nostra pizza romana. Esatto. A bassa idratazione, 58%, riposata 45 minuti. Adesso andiamo a fare la pallina da quante? 200 grammi, 220 grammi. 200, 220. Qua sì. Mettiamo in cassetta, lievitazione per quante ore, Mike? E andiamo sulle 3 ore. E... A temperatura ambiente? Sì, a temperatura ambiente 3 orette. Magari se c'è un ambiente un po' riscaldato o nel caso ci faccia d'estate, diamo un po' più... Bella consistenza. No, ha una bella consistenza. Ah, poi anche, non so se... si riesce a vedere anche riposato, non era così impastata prima. Esatto. Tanto lo vedete anche voi stessi dal video. Abbiamo la nostra pallina da 200. Ecco, nel caso abbiamo diverse chiusure di queste palline, possiamo andare sul banco tranquillamente e andare a chiuderla così. 202, sì. 2 grammi sbagliati. Abbiamo questa chiusura qui che andiamo a mettere la pasta dentro e poi sopra, andiamo negli altri due lati e la stessa cosa. Poi una volta che sentiamo, non andiamo a tirare tanto, anche perché comunque è un impasto che ha un bel po'. Già tanta forza. Sì, ha già tanta forza. O se no ci possiamo anche aiutare tranquillamente con la spatola, solo con la spatola che... Andiamo a fare questo, ma comunque l'impasto è bello morbido anche se è a bassa idratazione, quindi io mi trovo davvero molto bene o così o la chiusura classica della nostra pallina. Pizza! Ma vuoi piantare di prendermi in giro per la mia zeta? Sono passate 2 ore. Sì, 2 orette. 2 orette, ragazzi. 2 orette, oh! Cioè, tre ore abbiamo con Romano. Guardate, con le mani. Bellissima. Guardate. No, sono belle. Hanno lavorato bene le ragazze. Stesura. Vabbè, qua io non metto tanto perché... Vabbè, sei di casa, te, dai. Oh, sì. Allora, naturalmente andremo sempre meglio... Con la semola, ragazzi, assolutamente sì, attacca molto di meno, fa meno umidità rispetto alla zero, ma... E anche la sua caratteristica. Esatto. E non è. Cioè, è una caratteristica che usiamo. Voglio ricordare che comunque questo ragazzone qua, insieme a me, ha fatto anche un video sulla pianina, dove vi fa vedere come si stende il crescione, quindi la tecnica assoluta del sesto samurai che usano che usiamo noi in Romagna, la stesura del samurai e io diciamo che in questi mesi ho provato un po', né? Sono riuscito ma non ai vostri livelli. Comunque bravo qui. Bene. Guardate che bella tecnica samurai, è solo sulla piadina, mattarellino piccolo. Qui andiamo un po' con il tatto. Sì, naturalmente mattarello, pasta ben sottile, ragazzi, non so se si nota, ma io spero di sì, perché cioè, non avete capito quanto potrebbe diventare sottile. Eccoci, perfetto. Qui siamo sottili, andiamo. È presente quando è sottile, non è abbastanza. Non è ancora andare di più. Deve andare ancora più sottile. Ecco, poi quando è sottile, ancora di più. Ancora di più. Ecco, poi naturalmente abbiamo la nostra mano. Una volta che abbiamo la pasta bella sottile, come ci piace a noi, andiamo a dargli un giretto. Adesso è ora di condirla. Questo condimento che andremo a fare, state attenti, perché la prima volta che questo ragazzone mi ha fatto assaggiare questo abbinamento, c'è stato più un cazzo da fare, cioè, è finita, ok? Una volta che scoprite questo condimento qua, questa pizza qua, non potete più farne a meno, quindi state attenti. Passata di pomodoro. Quindi pomodoro denso. Densissimo, ragazzi. Che si deve attaccare. Deve rimanere lì.
Ma andremo a vedere, mestolino, pomodoro giusto. Allora, poi qui ragazzi sta sempre in voi, cioè come vi piace a voi. La pizza è bella perché è soggettiva, non è oggettiva, cioè la pizza a ognuno piace a modo proprio. Io tengo un bordino perché mi piace a me il bordino. Pomodoro giusto, andiamo naturalmente a prendere tutte le parti bianche così non ci si brucia la pasta all'interno. Mozzarella di seriate, quindi una mozzarella tipo un fior di latte ma asciutto, ok? Esatto. Quindi cercate di prendere una mozzarella che non faccia troppo acqua, quindi una mozzarella di bufala sconsigliata, se no la tagliate molto, almeno un giorno prima lasciate scolare, ok? Quindi fior di latte asciutto, fine, ovviamente, fine, ragazzi, ce lo siamo tritati al coltello, bella fine, ragazzi. Ragazzi, salsiccia di maiale fresca. Cavolo. Deve essere finissima. Deve essere fine. Cioè. Fine. Deve riempire tutta la pizza. Piano, ragazzi, senza fretta. Guarda che roba. Senza fretta, piano. Ogni spicchio avrà tipo un etto e mezzo di salsiccia. Ma... sì, ma dopo arriva bello. Questa pizza la facemmo io e il ragazzone 5 anni fa già. Sono già passati 5 anni. 5 anni. 5 anni avevo 18 anni. Sì, e io ero ancora un pischello. Ero ancora un pisbello, un po' più giovane. Sei sempre bello, ragazzone. Poca ma ovunque. Cioè, pochissima ma ovunque. Eccoci qua. Basta, perfetto. Devo darti l'onore assolutamente di fare questa operazione, ragazzi, di marketing. Un'operazione incredibile. Vai, ragazzi, spiegaci un attimo. Parmigiano Reggiano, eccellenza italiana, nazionale e nel mondo. Ragazzi, sto... Parmigiano Reggiano 18 mesi. Un parmigiano né troppo giovane né troppo avanti, ok? Un 18. Gratuita, sottilissima. Giusta. Allora, praticamente una forma che adesso... mezzo chilo? Mezzo chilo su una pizza. Esatto, ci vuole tutta. Se è mezzo chilo ce lo dovete mettere. Già c'è sopra, ok? E meglio uscirà la pizza. Guardate che lavoro, ragazzi. Cioè, allora, no, voi vabbè. Dovete arrivare a un certo punto dove la salsiccia non si vede più. Okay? Esatto. È questo il trucco di questa. Poi, io sai cosa? Noi la mettiamo anche un po' sulla crosta. Questo è un trucchetto, Guarda. Questo è un trucchetto fine, Ma sai anche qual è il trucco? Come per la pasta sottile, è così uguale. Quando pensate che è abbastanza, non è mai abbastanza. Non è mai abbastanza, ok? Ok, ragazzi, la pizza, non so, cioè, si nota. Io noto di più il parmigiano, ma tutto. Se ci chiedono qualcosa, cazzo, non la mettete in menù, però food cost è troppo elevato. Allora, è una pizza che deve uscire a 25 euro almeno per il parmigiano. Origano della mamma, appena piantato. In uscita. Pala del nonno, questa pala ha 50 anni, più di 50 anni, 60 anni, 290 gradi, ok? Poi dopo andiamo in cottura adesso. Non mi ricordo ancora come si fa, guarda che no, si chiede, non è poco. Infatti, tra tutti e due è un po' che non facciamo le pizze classiche, cioè ha una manualità ancora impressionante, ragazzi. Ma come dicono i napoletani, la teniamo a bocca di forno, ok? A bocca di forno, tranquillo. Stacco giusto, stacco giusto. Ok, siamo. Secondo me questa è una pizza che deve cuocere lentamente. Sì. E secondo me dà la sua massima espressione. Non abbiate fretta di cuocerla, pian pianino, deve asciugare. La deve puntina. Essere. Deve essere. È giusto. Giusta. È giusto. Okay. E lei? Adi. È un cacciatorpediniere questa. Guarda il parmigiano come fonde. Ma guarda il parmigiano. Portamela qua vicino un secondo. Okay. Meglio, portamela qua. Te la porto subito. Cioè, ma avete visto il parmigiano anche nella crosta? Come sta facendo? Dettaglio importantissimo. Bravissimo.
bisogna riconoscere questa pizza quando è fatta bene, che comincia ad alzarsi, ok? Si imbarca, ragazzi! Si, esatto, si imbarca come le teglie. Quando è imbarcata significa che è ok. È ok, è cotta, ci siamo, ragazzi! Cioè, imbarcata... Oh. Vabbè. Che profumo! Guarda cosa ti do. E mi raccomando... Guarda cosa ti do. Battiamo sempre, esatto, battiamo sempre menta, origano, quello che abbiamo di fresco, menta, origano, basilico, andiamo a sbattere, così avremmo, ma senti che profumo, tra il parmigiano, l'origano e la salsiccia giusta, vola, ma non sentite come, ma non sentite come fa, tric, vola. In 4 secondo me è giusta. Sì, in 4 okay. Secondo me è giusta in 4. Io prendo la mia difetta, che è quella più grande di tutte e 4. Assaggiamo? Cin cin. Come si fa parmigiano? Buonissima. Senti come fa. Il problema di queste pizze è che te ne mangeresti 20. Beh, abbiamo fatto 10 palline. Beh, in 2 fattibile. Va bene, va bene. Oh, in 3 ore, Parliamone, parliamone. Ragazzi, pizza strepitosa. Provatela a casa. So che tanti saranno un po'... Oh, no, in 3 ore, va. Se si fanno le cose fatte bene, vengono cotte giuste, per il tempo giusto. Se non si hanno dei prodotti stra umidi, stra pesanti, ma comunque riuscite ad asciugare bene il prodotto, è tanta. Rispettare bene i tempi e temperature, ragazzi. Comunque, che pizza. Grazie, ragazzone. Grazie. Sempre qua sotto in descrizione trovate la zona corsi di Lievin, laboratorio artigianali e lievitati, quindi sul mio sito internet gliaspampati.it, per tutta la parte di formazione, quindi sia per professionisti e amatoriali. Qua sotto vi lascio anche il link per andare a seguire il ragazzone qua su Instagram, è il social che usi di più, giuso? Sì, io sono troppo, troppo felice. Quindi sei Instagram Ale, andatelo a seguire, mi raccomando, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.